Buonasera amici e amiche, benvenuti, buon venerdì sera a tutti. Benvenuti in questa nuova live. Vengo da una giornata di lavoro duro, quindi sono abbastanza stanco, ma mi fa piacere stare con voi questa sera. Come va? Solito check se mi vedete e mi sentite bene, se va tutto ok. Così iniziamo. Buonasera, ciao, ciao Francesco. Buonasera Claudio, ciao Stefano, ciao Giuditta, come? Grazie, grazie Giuditta. Stasera parliamo di biosicurezza interna ed esterna, un argomento un po' più teorico, tra virgolette, però poi cerchiamo di entrare nella pratica della cosa, di queste nozioni che di solito si trovano riguardo altre specie ed altri animali. Per i canarini c'è poco su questo, quindi mi faceva piacere parlare di questa cosa. Ciao Manuele, buonasera ragazzi, ciao Cesare, tutto bene Cesare, grazie. Se mi confermi che mi vedi e mi senti bene dal nord al sud Italia, dall'estero, se... Ciao Gianluca, ciao Paolo, buonasera amici. Ciao papà. E niente, come potete vedere dai social, siamo ad inizio riproduzione qui a sud Italia. Io sono di Napoli, precisamente di Gragnano, città della pasta e del vino. E adesso siamo ad una temperatura abbastanza attinente al periodo, ma fino a poco tempo fa faceva veramente freddo e si prevede che per la prossima settimana ci sarà un'ulteriore tornata di freddo. Quindi penso che la scelta di, spero che la scelta di accoppiare tardi sia ripagata da una questione che poi vorrò affrontare in un'altra diretta. Se vi fa piacere, fatemelo sapere sotto, parlare del fatto che nell'orologio che riguarda i canarini, la riproduzione, la muta, le fasi e quindi poi le mostre. Questo orologio ha spostato le lancette di 2 mesi più avanti, nel senso che prima si accoppiava a dicembre, si accoppiavano a gennaio i canarini, prima parlo di 15 anni fa, quasi tutti accoppiavano a gennaio i canarini, soltanto chi allevava a luce naturale accoppiava davvero tardi. E dopo 15 anni siamo adesso che una buona parte di allevatori sta iniziando adesso e che le mostre di conseguenza non hanno spostato i calendari di 2 mesi, ma sono rimaste sempre là. E quindi dando meno tempo ai canarini di mutare, ma questo è un argomento che se vi fa piacere ne parliamo in un'altra live. Ciao Salvatore, ciao Ivan, ciao Blu Porto Rico, come va ragazzi? Come vanno gli all'allevamento? Prime sensazioni per chi già ha iniziato, se avete qualche piccolo aggiornato, come vanno le cose? Fatemi sapere nei commenti. Mi raccomando, mettete mi piace e commentate come sempre, condividete la diretta, questo è il mio blog, angelocremone.com, ci sto scrivendo, quindi andate a dare un'occhiata ovviamente dopo questa diretta, che come vi ho scritto nella locandina riguarda la biosicurezza interna ed esterna. Allora, mi appoggio con la lavagna dopo più che altro per far restare al passo chi si collega dopo e capire più o meno di cosa stiamo parlando, perché altrimenti se parlo solo senza grafiche, senza lavagnetta, poi per le persone che arrivano in secondo momento può essere un problema. Allora, una cosa che volevo introdurre per creare contatto tra me e voi riguardo questo argomento. Già vi do un indizio, fatemi sapere nei commenti, io vi do la risposta alla fine di questa live. Fatemi sapere che cos'è la dogana danese, non la dogana che si trova in Danimarca, ma cos'è la dogana danese? Vi do un indizio,
riguarda gli allevamenti di animali che si trova nelle prossimità dell'entrata. Più di questo non vi posso dire. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente non andate su Google, non imbrogliate, fatemi sapere che cos'è. Bene, allora, siccome a me, come sapete, mi piace fare dei paralleli tra la canagricoltura e la vita, tra la canagricoltura e le cose che viviamo, per non stare sempre troppo dentro ai canarini, con la mente nei canarini, perché già ci stiamo tanto, leggiamo tante cose che riguardano i canarini, vediamo tante foto e tanti video di persone che giustamente mettono canarini. Niente, io ho avuto la fortuna di viaggiare tanto, ho visto il continente asiatico, ho visto il continente sudamericano, essendo stato a Santo Domingo, e sono stato in Turchia. In Turchia, tra le tante cose di una terra fantastica, perché la Turchia è magica, Istanbul. Al mattino è qualcosa di indescrivibile. Tra gli usi e costumi delle persone turche c'è il fatto di lasciare le scarpe fuori la porta, le scarpe di tutti, compresi dei padroni di casa. Quando si arriva in qualsiasi casa della Turchia, c'è vicino alla porta un mobile con delle pantofole di diverse misure. E quando devi entrare in casa, loro ti fanno lasciare le scarpe fuori, ti danno un paio di pantofole della tua misura e ti fanno entrare. Questa cosa è molto legata al concetto di biosicurezza, perché oltre che è un qualcosa che poi, se lo sapete, scrivetemi come sempre nei commenti, è sicuramente un'usanza che fa parte di un pacchetto, ecco, di usanze di quel popolo, però c'è anche una parte igienica, perché noi valutiamo il pavimento delle nostre case pulito, perché otticamente è pulito, le case della maggior parte degli italiani sono pulite, soprattutto se parliamo della camera da letto e dove si dorme e dove si mangia, i pavimenti sono molto puliti. Però in effetti poi, microbiologicamente, se noi andassimo con il microscopio e che raggi X, vediamo che in effetti non è pulito, perché le nostre scarpe che dall'esterno calpestiamo comunque i pavimenti della casa, poi succede che camminiamo scalzi, camminiamo con i calzini, andiamo a metterci nel letto. Ovviamente per noi camminare scalzi e mettersi nel letto in un pavimento, ripeto, pulito non è un problema, ma in effetti lo è, perché non è igienico. Questo per dirvi un aneddoto che mi ha pure ispirato questa cosa, perché ci penso spesso a questa cosa, perché è qualcosa di particolare. Niente, biosicurezza che cos'è? La biosicurezza sono le misure che si attuano per fare in modo che un problema non nasca o non entra in un allevamento sano, o qualora già presente nell'allevamento, tramite l'attuazione di queste misure non riusciamo a controllare e quindi ad avere la meglio sul problema. Perché secondo me è molto sottovalutato questo aspetto, perché tante di queste misure che si devono attuare per la biosicurezza, che è l'assicurazione di un allevatore, perché alleva in maniera sportiva, e anche per chi lo fa da appassionato a casa, però soprattutto per chi cerca di costruire un ceppo, come ho scritto in un post, il problema di costruire il ceppo non è che si ricerca la vittoria nel breve termine, ma si cerca di costruire un gruppo medio-ampio di canarini con determinate caratteristiche uniformi, personalizzate un po' a quello che è il nostro tipo di canarino, perché lo standard è uno, però è un disegno che, come vi dissi in
precedenti dirette, poi va interpretato, quel disegno va fatto, cioè va trasformato in un canarino cameddos, quindi ecco che ognuno ci mette del suo. E il problema di costruire di un ceppo è che ci vuole tempo, ci vuole impegno, ci vuole fortuna di riuscire a intraprendere le strade giuste che non ci fanno perdere tempo. E tutto questo impegno, se non si dà un occhio importante, cioè se non si mette come principio fondamentale del proprio metodo di allevamento, quello della biosicurezza, questo vuol dire navigare ad occhi chiusi. Vuol dire non poter progettare, perché se io ho un problema in allevamento che mi fa morire tutti i canarini, è inutile che io inizio a fare dei grandi progetti, perché poi potrebbe succedere, corna facendo, che mi muoiono i canarini se non adotto quello che dopo vado a dire. Quindi, come dicevo, è l'assicurazione che vi permette di poter lavorare su altre aspettazioni del ceppo, eccetera, ma in maniera sicura. E questo è qualcosa di fondamentale. Avevo scritto delle cose da dirvi. Ah, no, niente, tutto a posto. Sta la gabbia ancora dietro. Ragazzi, purtroppo questo passa la situazione. Allora, passiamo quindi. Intanto saluto tutti, ragazzi. Io sono andato avanti, poi alla fine, come al solito, vi rispondo e vi leggo, quindi scrivete commenti intanto come state facendo, dopo vi leggo. Allora, biosicurezza interna ed esterna. Partiamo dall'esterna. La biosicurezza esterna è il contatto che il nostro allevamento ha con l'esterno. Il fatto che, se ci fate caso, tanti allevamenti in diverse parti del mondo, non solo in Italia, ma prendiamo l'Italia, in diverse parti d'Italia, tanti allevamenti hanno gli stessi problemi. Perché io di Napoli ho gli stessi problemi di un allevatore di Pordenone che magari alleva un altro tipo di canarino rispetto a me? La risposta sta nel primo punto della biosicurezza esterna, che sono le mostre. Perché le mostre rappresentano un grande rischio di portare dentro dei patogeni. Perché ci sono tanti canarini di tanti allevatori, e in percentuale è normale trovare una percentuale di canarini che, ad esempio, possono avere problemi di tipo virale, cioè vaiolo, circovirus, poliomavirus, eccetera. Ci sta. Se prendiamo ad esempio Reggio Emilia, che fa 20.000-25.000 canarini in esposizione e 300.000 canarini dall'altra parte, ci sarà un tot di canarini che avrà un problema, un altro tot di canarini che avranno problemi anche gravi. E quindi è normale che il rischio di andare a casa e portarsi il problema è abbastanza elevato, soprattutto ai giorni d'oggi, dove veramente i problemi in giro sono tanti, dove i canarini sembra che un po' tutti siano più deboli rispetto a più tempo fa. Ma questo non succede solo con i canarini, succede un po' con tutti gli esseri viventi, comprese le piante. In giro sento un sacco di persone che si lamentano di come cresce una pianta, non solo di come cresce un canarino ultimamente, quindi su questo ci sarebbe da parlare. Però le mostre sono un punto di contatto tra il nostro allevamento e l'esterno. Noi facciamo l'esposizione, mettiamo i canarini in mostra, quando torniamo dalla mostra portiamo i canarini in allevamento e via. Dobbiamo chiederci se quella gabbia è stata sanificata, se chi ha messo l'acqua ha messo lo stesso beverino oppure non ci ha messo il beverino di un altro, se la roba era usata, se comunque il tuo canarino capita con il canarino al lato che ha un problema.
può succedere. E ovviamente sono problemi che non danno segni nel breve tempo, quindi uno piglia i canarini che stanno bene e se li porta a casa. La stessa cosa può succedere nella mostra scambi di Reggio Emilia, portare i canarini e riportarseli a casa e avere problemi. Quindi su questo punto qua, se andate su angelocremonte.com, ho scritto un articolo sulla quarantena che noi attuiamo, non facciamo tante mostre, quindi pur essendo complicato, ma lo facciamo perché i canarini nostri quando tornano dalle manifestazioni non vanno, quando tornano soprattutto alla Reggio Emilia che stanno in gruppo, non vanno in allevamento ma vanno in quarantena da un'altra parte, facciamo fare un'analisi, se è tutto a posto vanno. Entrano dentro. Queste sono le classiche cose che, come altre che vi dirò, che sentirete dire da persone che quello è esagerato, però poi se andiamo a vedere chi ha i problemi, sono sempre queste persone che sottovalutano un po' tutto e quindi portano di tutto dentro, non solo per quanto riguarda le mostre. Un altro punto in comune che abbiamo tutti noi allevatori sono l'acquisto dei mangimi. Perché noi compriamo della scagliola che probabilmente arriva dallo stesso produttore, trader, parliamo di grandi, di multinazionali, e quindi insieme quello è, poi viene imbustato, eccetera. Quindi se quella partita ha un problema, noi avremo tutti quanti lo stesso problema. E per quanto riguarda la biosicurezza, l'acquisto dei mangimi, un altro problema che è successo più volte che ho visto con i miei occhi, persone che hanno portato a casa sacchi di mangimi con gli acari, e che quindi si sono portati gli acari in allevamento, ad esempio. Ma questo punto qua è una situazione di rischio, perché quando si acquistano i mangimi, noi non sappiamo se non controlliamo, e questo diventa impossibile, ci dobbiamo un po' fidare di quello che è il mangime e la qualità dei semi, che comunque, come vi consiglio sempre, quando trovate qualcosa che va bene, di non cambiare, ecco, per non mettere a rischio la sicurezza dell'allevamento. Un altro problema riguardante la biosicurezza esterna è reperimento canarini. Quando prendete un canarino e la portate dentro, rischiate. Suona la campanella, din din din. Perché? Perché potrebbe essere che il canarino non ha niente, oppure che il canarino vi ripeta al vaiolo, o il poliomavirus, o il circovirus, virus che non si manifestano sul canarino. Il canarino sta bene, però ha un problema. Oppure può darsi che ha tanti altri tipi di problemi infettivi, eccetera, e voi lo portate dentro. Un consiglio che vi do: cercate di prendere dall'esterno quantomeno canarini è possibile. E se vi serve più di un canarino, cercate di farlo quantomeno allevatori è possibile. Se non volete fare la quarantena e lo volete portare direttamente dentro, ma almeno se dovete prendere tre canarini da tre allevatori, prendetelo da uno o da due, perché ovviamente la probabilità di prendere canarini problematici è elevata, più di quanto pensate. E poi un altro consiglio che vi posso dare: quando dovete prendere canarini, dovete andare in allevamento. Perché? Perché in allevamento vedete l'allevatore come li tiene, gli standard di pulizia, vedete lo stato di salute di tutti i canarini. Vedete se i canarini presentano protuberanze, presentano problemi alle zampe, qualsiasi tipo di problema. Nella massa, cioè in tanti canarini, voi vedete subito, vedete se l'allevamento è tenuto bene, i canarini stanno bene, oppure se ci sono
canarini problematici alla vista, cioè nel senso voi li vedete che hanno problemi che potrebbero essere seri, allora evitate di prendere canarini, oppure se li prendete fate fare le analisi che bisogna fare. L'altra volta stavo iniziando un articolo che ho lasciato, però devo continuare e lo pubblicherò, dove consigliavo quali sono le analisi da fare dai veterinari oppure da un istituto comunque zooprofilattico per quanto riguarda i canarini. Perché giustamente qualcuno mi contattava e dice: sì, Angelo, devo fare l'analisi canarini, ma che analisi? Allora vi parlo un poco anche di questo nell'articolo. Collegato all'inserimento di canarini dall'esterno ci stanno gabbie e trasportini. Gabbie e trasportini dentro mai, nemmeno i vostri. Perché il trasportino vostro, la vostra valigia a cui tenete tanto, non dovete valutarla nell'insieme dell'allevamento, perché non fa parte dell'allevamento. Cosa che sta fuori, perché va fuori, perché appunto dentro si mettono canarini, a volte nemmeno nostri, a volte canarini degli altri, cosa sbagliatissima. Non fate mai, non mettete mai canarini degli altri nella vostra valigia, perché la valigia è per trasportare canarini per andare in mostra, è qualcosa di personale, appunto igienicamente parlando. Dici sì, ma io la lavo, no, lascia stare, ognuno si mette i canarini proprio nelle proprie valigie. Quindi e come vi dicevo, anche se è una valigia vostra, il consiglio che vi do: non riportatela in allevamento, lasciatele fuori le valigie da sportivi, non vanno messe in allevamento, perché potete portarvi delle patologie dentro. Un altro punto, il penultimo, sono i topi e gli uccelli selvatici. Allora, se avete topi in allevamento avrete problemi. Non voglio essere un uccello del malaugurio, ma i topi portano dei grandi problemi in allevamento. Ci sono anche persone che non se ne accorgono, magari hanno canarini in posti dove hanno stivato altre cose, magari ci sta qualche topolino, però quello provoca dei grandi problemi. E se è presente in allevamento, ancora peggio. Quindi, quello di dividere, cioè di chiudere bene finestre con delle zanzariere e con la rete per topi, per evitare che topi e altri uccelli entrano dentro, è fondamentale. Non pensate solo all'animale, alla faina o all'uccello che entra dentro e vi fa guai. Il problema è anche se arriva un piccione e perde piume, e quel piccione ha un problema, vi ripeto, vi porta il patogeno dentro. Allo stesso un passero che arriva, che si dà una sbattuta di ali e lascia gli acari nell'allevamento e se ne va. Questi sono tutti argomenti. Questo riguarda tutto l'allevamento indoor, cioè al chiuso, con luce artificiale o naturale, la stessa cosa, però riguarda chi alleva al chiuso, perché poi chi alleva all'aperto, tante di questi punti non può rispettarli, comunque non sono attinenti a quello che è l'allevamento all'esterno. Quindi attenzione ai topi, agli uccelli selvatici, assolutamente non devono arrivare proprio nell'allevamento, nei pressi dell'allevamento. Fuori la finestra sì, perché fuori non ci possiamo vedere, ma dentro no. E l'ultimo punto super sottovalutato è l'acqua, perché dall'acqua si possono avere dei grossi problemi e quindi minare alla biosicurezza di un allevamento. Se qualcuno ci fa caso, quando fanno i lavori fognari, i lavori per la rete idrica vicino a casa, dopo staccano l'acqua. Quando la riattaccano, spesse volte esce del terreno, esce marroncina, esce della schifezza. Ecco, state attenti, se succede, cambiate l'acqua
in un orario lontano a questo che succede. E valutare l'acqua anche come contatto del vostro lavamento all'esterno, soprattutto in situazioni critiche, in situazioni problematiche. Ovviamente il 99% non è l'acqua, non sarà l'acqua il problema, ma e questo è successo personalmente, poi ve ne parlerò anche di questo, tante cose da dirvi e vi parlerò in un altro contenuto che farò. Noi abbiamo avuto un problema che era relativo proprio all'acqua e noi cercavamo dappertutto, tra quello che usavamo come semi, come bastoncino, canarine, analisi, alla fine il problema era l'acqua che era contaminata, l'acqua di casa era contaminata e non era buona nemmeno per noi. Quindi, per dirvi, l'acqua fa parte del contatto che l'allevamento ha con l'esterno. Mentre la biosicurezza interna, è la gestione di patologie che sono presenti nell'allevamento. Perché noi, se noi sappiamo, di avere una patologia, in allevamento, dobbiamo fare in modo che, questa situazione emerga e venga fuori. Riguardo la biosicurezza interna, l'alimentazione è un punto, perché tramite l'alimentazione noi possiamo far stare bene o male i canarini. Alimentazione non parlo solo di qualità di alimenti, ma anche di gestione di un piano alimentare che sia equilibrato e che faccia in modo che il sistema, io per esempio sono non un appassionato, però mi piacciono più cose, più passioni, non ho tempo, quindi però mi piacerebbe iniziare una strada parallela a quella della canalicoltura per altre passioni. Per esempio l'acquariologia mi piace e nell'acquariologia mi piace perché chi fa acquariologia dà molta importanza a quello che è l'habitat, cioè cerca di riprodurre un habitat essendo tecnico specifico per quanto riguarda l'acqua, il pH, GH, eccetera, luce, tipi di luce. Invece noi allevatori di canarini diamo meno importanza a quello che è l'allevamento. Pensiamo che l'habitat del canarino sia la gabbia, ma non è così, è la stanza, perché le caratteristiche della stanza e l'equilibrio biologico che deve trovare la stanza, non riguarda solo la singola gabbia. Perciò succede che allevamenti va tutto bene, allevamenti va tutto male, perché ci sono allevamenti che hanno un equilibrio e altri che non ce l'hanno. Quello è il punto fondamentale. Come secondo punto, dove io batto spesso, è la pulizia e la disinfezione. Pulizia, attenzione, io sono uno che piace avere l'allevamento pulito, mi piace perché poi i cani stanno meglio, ho visto questo in 30 anni. Quindi diciamo non tengo l'allevamento pulito, ma dall'altra faccia della medaglia, il troppo pulito non va assolutamente bene. Perché non so se vi è mai successo di portare un canarino da un allevamento sporco, tenuto male, in gabbie da 10-15 canarini, in gabbie piccole, eccetera. Lo portate a casa e sta bene, lo portate a casa, lo mettete al pulito in una bella gabbia, si impalla e sta male. Com'è possibile? Perché per lui passa da un suo equilibrio, dove è nato e cresciuto, ad un altro tipo di ambiente, eccetera. Quindi, paradossalmente, passare per lui dallo sporco al pulito può rappresentare uno shock, quindi un problema. E la pulizia, quindi, è importante.
importante la pulizia giornaliera, perché non è solo pulire una volta ogni tanto per fare le cose così. No, è bene ogni giorno fare un poco al giorno, in maniera tale che poi per tutta la settimana si riesce. E tante volte è una questione più di organizzazione che di tempo, perché se si è organizzati si riesce a risparmiare un sacco di tempo rispetto a quando si entra in allevamento e si fa questa gabbia, cosa gli serve? I semi, ok, gli metto i semi, a quest'altro cosa gli serve? Gli metto questa. Se si fanno le cose in maniera organizzata e lineare si perde molto meno tempo. Terzo punto, le fasi di allevamento. Scrivo fasi di allevamento perché dovrebbe essere nascita, accrescimento, svezzamento, muta. Sono fasi fondamentali per la vita del canarino e di tutto il ciclo, perché pensate che se si hanno problemi in fase di accrescimento, è un problema grosso non solo per i canarini, perché poi quei canarini che crescono male rappresenteranno per il primo anno magari il 30% dell'allevamento, perché ci sono gli anziani, ma poi man mano rappresenteranno sempre una fascia più ampia in percentuale del numero totale di canarini che si hanno dentro. Quindi è bene che le fasi di allevamento, è la stessa cosa vale per la muta, canarini che non mutano bene, si deve intervenire perché il problema poi se lo riportano in altre fasi critiche, tra virgolette, che possono essere per le femmine la deposizione, per i maschi l'entrata in estro e la riproduzione. Quindi tutte le fasi di allevamento e di vita del canarino rappresentano per la biosicurezza interna di un allevamento aspetti importanti. Poi ci sta la gestione delle patologie. Un allevamento sorvegliato, perché io dico che quello che entra da fuori va controllato, quello che sta dentro va sorvegliato. Un allevamento sorvegliato, e quindi mettiamo il caso allevamento A che ha il vaiolo e lo sa, allevamento B che ha il vaiolo e non lo sa, cambia totalmente tutto, perché quello che lo sa andrà ad applicare delle correzioni, darà dei medicinali e farà tutta una serie di cose volta alla risoluzione di un problema che nell'altro caso non c'è, ma nell'altro caso non c'è perché non si sa, perché l'altro tira a campare di come, senza controllare i canarini come stanno, se danno segni, se ci sono problemi, perché le patologie possono starci, e se si fa un'analisi approfondita di tutti gli allevamenti, una buona parte ha dei problemi anche piccoli, e che non lo sa. Questo è. Come ultimo punto, la selezione del genotipo, che ultimo ma non per genotipo, ultimo ma non per importanza, perché se noi selezioniamo dei canarini forti, il livello di rischio scende. Perché? Perché tutti i problemi che dovranno andare ad affrontare li affronteranno dei canarini sani, dei canarini che sono stati selezionati, come dico io, per due binari, cioè quello fenotipico, che tiene presente dello standard, e quindi fare un canarino quanto più rasente, vicino allo standard, ma anche l'altro funzionale, e quindi fare un canarino che sia rustico ed abbia le caratteristiche di motorie e comportamentali atte a riuscire poi a soddisfare quello che è tutto il resto, perché un canarino è bello, ma se non balla, come si dice a noi, da noi è un problema. Quindi è fondamentale la selezione del genotipo per riuscire a mantenere degli standard di biosicurezza elevati e canarini
calare al minimo quello che è il rischio di contaminazione dall'esterno oppure di sviluppo in negativo di patologie che, eccomi, patologie che sono già presenti in allevamento. Ragazzi, allora, ho parlato tanto, mi giro qua, sto mettendo a posto un poco la stanza, mi metto così. Allora, ora leggo un po' voi. Intanto fatemi sapere se sono argomenti interessanti, se sono cose che condividete, quelle che condividete, poi anche quelle che non condividete, parliamone. Giuditta, grazie. Grazie Giuditta, mi fa piacere che ti piacciono gli argomenti. Ciao Manuele, ciao Cosimo. Mi avete salutato un po' di tempo fa, voi non ho letto niente. Ragazzi, come alla fine della diretta vi do la risposta. Avevo chiesto che cos'era la dogana danese, che non è la dogana che si trova in Danimarca, ma ho dato un indizio, rispondetemi nei commenti perché lo sanno, andate a vedere su Google, riguarda allevamenti di animali e si trova più o meno nelle vicinanze. Rispondetemi, rispondetemi. Ciao, ciao Carlo, ciao Luigi Lupi, ciao caro Elio, buonasera, come va? Ciao Luigi, Luigi Centra, tanti Luigi, ciao a tutti Luigi. Ragazzi, condividete la diretta, altrimenti non vi saluto più. Ciao Angelo, il solito saluto da Bergamo a te e a tutti i colleghi, ciao, ciao, ciao Mola mia. Ciao a tutto a Bergamo. Ivan Rulli, gli aggi quest'anno sono partiti prima di tutti, prima delle Balie, dei Nord e dei Orc. Guarda, il mondo sotto sopra, è vero. Cioè, cosa sta succedendo di tutto? Ed è partito tutto dal fatto che è morto un papa, se ne fa un altro, che si fece il papa. Fateci caso, da quel momento non si è capito più niente. Comunque, capita, Ivan. Meglio così. Meglio che partano prima gli aggi. Ciao Antonio Famulari, buonasera. Giuseppe Fandana, ciao, ma come mai ho sottotitoli? Già sono avanti alle parole che dici. Non dovresti avere sottotitoli, vedi che forse ce li hai impostati tu. Oppure li vedete tutti i sottotitoli, fatemi sapere. Michele Piccini, ciao, ti mando un saluto con la speranza di incontrarti dal vivo. Michele, mi fa piacere incontrarci dal vivo. Speriamo ci permettano di incontrarci. Siamo da 2 anni, quasi 3 anni a casa, ma va così. Henry Umberto, hola Angelo desde Perù, hai una preparazione speciale antes de cría del lagi. Hola Henry, Hablando de Agi, si tu va a mirare nel Facebook mio, tiene una charla sobre l'Agi. Y está todo, y hablo de todo, espero que esta cosa que te gusta, ok? Ciao Angelo De Lucia, ciao caro. Noi tutti in casa mettiamo, Giuseppe Fontana, ciao Giuseppe, noi tutti in casa mettiamo le pantofole, sempre le scarpe sulla scala. Fate benissimo, Giuseppe. Fate benissimo, secondo me. Poi io non lo faccio, però si dovrebbe fare. Giovanni Chiazzese, ciao Giovanni, ciao Angelo, come mai quando la canarina sta poco bene in questo periodo mangiano più mela? Sta poco bene, che cosa c'ha Giovanni? Fammi sapere se l'hai presa, l'hai controllata, se ha qualche sintomo, respirazione, eccetera. Fammi sapere. Altrimenti mi mandi un messaggio, ok? Ciao Antonio Della Valle, ciao caro, buonasera. Giuseppe Caraturo, ciao. Buenas tardes, Bartolomé, che tal?
Si tiene alguna pregunta, se la puoi fare, ok? Domenico Mannino, buonasera Angelo, buonasera a tutti. Vi saluta Domenico. Ciao Domenico. Ciao Chef. Ciao Nuccio. Cosa significa la quarantena? Nuccio, quella che abbiamo fatto noi. È la stessa cosa con i canarini. Quando la quarantena, in poche parole, è essere pessimisti. E pensare che il canarino che si porta dentro abbia un problema e quindi si deve mettere da parte perché si devono passare deve passare un determinato numero di tempo affinché il canarino non mostri o mostri il problema e poi si fanno analisi eccetera. Però se vai angelocremone.com, questo non lo trovo mai, questo angelocremone.com. Se fai nella barra ricerca oppure la home, scendi giù, ci sta un articolo sulla quarantena. Come la faccio io? Vedi se ti piace, se pensi sia buono come articolo. Cesare Congo, sempre meglio fare quarantena perché ogni allevamento ha il suo equilibrio biologico. Giusto, Cesare, la quarantena è fondamentale, altrimenti ognuno abbiamo tutti gli stessi problemi e ce li trasmettiamo l'uno con l'altro. Penso che il COVID ci ha insegnato tanto su queste cose. Purtroppo noi non vediamo i problemi, i germi, i batteri, e quindi la stessa cosa anche per quanto riguarda i canarini che portiamo dentro. Giuseppe Fontana, prima di entrare qualcuno nel mio allevamento, prima devo vedere a chi appartiene, di chi è figlio, di chi è amico e di che religione è. Vabbè, fai una cernita, Giuseppe, per sicurezza, diciamo così. Angelo, ti sei bloccato. Messaggi vecchi, no? Spero che adesso mi vedete bene. Hola, Nico. Ciao, Silvio. Ragazzi, siete in tanti. Vi saluto tutti. Matteo Piboli, ciao. Antonio Della Valle, vedi i sottotitoli, ma mi senti bene? Tranquillo, Angelo, molla mia di sicuro. Domenico Marino, vedi i sottotitoli, ok. Angelo, sto punto nero, ragazzi, è un problema. Ho fatto dirette, non ho scritto la soluzione. Cioè, la soluzione è come sempre una serie di cose. E tra cui la selezione, perché se già scegliere tra un canarino che sta bene, un canarino che nasce col punto nero a parità, scegliete il canarino anche se va avanti e sta bene, iniziate a puntare sui forti. Questo è. Ciao, Ricciardo Giovanni Leonardo. Filippo Renna, complimenti dal Lussemburgo. Grazie, Filippo. Saluto a tutto il Lussemburgo, pure perché non siete tanti, è piccolino. Carlo Fazio, tu come ti comporti quando inserisci nuovi soggetti in allevamento? Carlo, come ho detto, noi trattiamo nuovi soggetti o soggetti nostri andati in mostra allo stesso modo. Quindi li mettiamo da parte in un'altra stanza con altri accessori. Dico a mia madre di mettergli acqua e mangimi, mi aspetto 15 giorni. Se sono faccio un virologico, cioè un'analisi per i virus, se hanno problemi, se non ha nessun problema, dopo 15 giorni lo porto dentro. Ciò non significa azzerare il rischio, attenzione, ciò significa ridurlo, perché per azzerare il rischio significa che non si deve avere nessun contatto con l'esterno, e poi comunque non si esagera, perché comunque ci sono, ecco, delle cose interne che restano. Giulio Rizzoni, ciao. Allora, vi ho letto. Giovanni, Angelo, dai, nel pastone latte di soia. No, Giovanni, lascia stare queste cose. Lascia stare, non usare queste cose strane. Usa un'alimentazione semplice. Angelo ha notato che in uccelleria, Giovanni, Angelo ha notato che in uccelleria i canarini sono discreti e molti negozianti comprano a 5 euro. Giovanni, purtroppo c'è tutto fermo, quindi
È un problema già da tempo. Giuseppe Fontana scrive che mentre ti ascolto sto preparando dello zenzero fresco tagliato messo in acqua fredda, domani mattina metto quest'acqua nel couscous e spesso metto anche un po' d'aglio, chiodi di garofalo, non so se sia beneficio, io li sto vedendo, credetemi. Sì, Giuseppe, queste sono cose naturali che non possono fare che bene, ovviamente senza esagerare, in tutto è troppo storto. Quindi queste cose qua sicuramente fanno bene. Allora, Giulio Rizzoni, hai pubblicato l'articolo sui maschi con la perdita della coda? Giulio, no, ancora no. Devo pubblicarlo. Gennaro Treaniello, rimedi naturali per disintossicazione del fegato dei canarini. Gennaro, puoi fare un decotto di carciofi oppure puoi prendere del cardo mariano. Magari dell'Egalon in farmacia, che è cardo mariano, o comunque estratti di cardo mariano e fargli nell'acqua, oppure prendere prodotti per l'ornitologia che sono sempre più o meno a base di quello, però sono dosati e sono evapoprotettori. Luigi Guastadisegni, ciao, ciao Luigi. Ci saluta Luigi, ciao. Giovanni Barroso, top allevatore degli arricciati, grazie Giovanni, grazie mille. Delska, ciao, buona serata a te. Giovanni ci dice che una femmina non sta bene, si è impellata un mese fa prima della preparazione per le cuve. Io dal garage l'ho portata in cucina, il riscaldamento ora sta meglio, si ipotizza con acidioso dato un mangiare più ricco, può essere l'alimentazione cambiata, io spero che fra un mese faccia il nido. Giovanni, sì, i cambi, qualsiasi cambio, come ho detto prima, di alimentazione, di ambiente, sono un problema, ma anche per tutti gli animali, anche compreso noi. Quando viaggiamo, noi possiamo stare non al nostro agio, poi ogni organismo risponde in modo differente. I canarini, ci sono canarini che quando si cambia l'alimentazione, soprattutto cambi drastici, ci sono canarini che tollerano bene il cambio, canarini che hanno problematiche. Per la questione di farcela con la cova, se la canarina si riprende dopo una settimana, 10 giorni, riparto, quindi non è un problema di tempo, il tempo ce l'hai, e che devi capire qual è il problema e soprattutto essere fortunato che la canarina riesca a reagire. Giulio Rizzoni, Egalon, no, Legalon, Legalon, è uso umano, è per il fegato. Stefano Pellicci da YouTube ci dice utile l'aglio, come adoperarlo, grazie. Stefano, l'aglio è utile. Il problema dell'aglio è l'odore che io non sopporto, nel senso che si fa veramente un casino in allevamento, un odore veramente da morire. Quindi questa cosa qua non mi piace. Però dell'aglio si dice che è un antibiotico naturale. Quindi noi per il passato l'abbiamo usato come ultima spiaggia per canarini che hanno avuto più di un trattamento, che non stavano bene, che si è provato una cosa, si è provato un'altra cosa, si è provato un'altra cosa, poi alla fine, come ultima chance, si è provato l'aglio. In pochi casi i canarini si sono ripresi. Ovviamente, se si pensa di paragonarlo all'antibiotico, cioè il canarino non sta bene, gli dai l'aglio e si riprende, no. Però in un piano alimentare può essere un elemento utile. Quello sì, sicuramente non fa male, questo te lo posso assicurare perché ho visto allevamenti che glielo davano in polvere, allevamenti che glielo davano nell'acqua, i canini stavano bene.
quindi non è un problema. È gestirlo, la problematica. Giovanni Cassese, le altre 10 coppie hanno tutte le uova. Domani e domenica mi lasceranno i primi pulli. È una cosa, una coppia di bianchi al nido mezzo fatto. Spero che le uova le fa 3 giorni perché il maschio l'ho messo martedì. Giovanni, stai iniziando allora? Stai entrando nel pieno. Luca Sipala, Angelo Unifid oppure Classica Scajola? Luca, non sono due la categoria da scegliere, ma tre, nel senso che ci stanno le autore che usano la scagliola e i semi con un bastoncino di integrazione, ci sta chi usa solo Unifid, ci sta chi usa la scagliola come abbiamo fatto noi in passato, la scagliola e l'Unifid, quindi usa un po' l'Unifid come bastoncino. Devi valutare tu, io non toglierò mai, poi nella vita si dice mai dire mai, però dall'allevamento nostro io e mio padre non toglieremo mai i semi, questo è sicuro, però ciò non vuol dire che la scelta è giusta, noi portiamo avanti delle nostre idee, quindi sull'argomento Unifeed veramente ognuno deve cercare una quadra. Quello che posso dire è che le materie prime sono buone, secondo me pure superiori ai bastoncini, nel senso che il bastoncino sono biscotti, sono scarti da forno, quindi si può trovare veramente di tutto. Là invece non hanno una base di biscotto, ma sono un agglomerato, ecco, di farine. E quindi come qualità, secondo me, come qualità, le materie prime che usa chi fa Unifeed, chi fa il pasto unico, sono più sicure, diciamo così. Però da lì ad arrivare a dare solo quello, no. Almeno quello che penso io. Poi ci sono anche allevamenti che si trovano bene solo a Unifeed, che dicono Angelo ho risolto i problemi. Ci sono altri allevatori che mi hanno detto Angelo no, solo Unifeed non va bene, come tutte le cose. Pensa alla Coca-Cola, che è il prodotto più amato al mondo, ci sarà sempre chi dirà no, la Coca-Cola a me non piace, oppure no, la Coca-Cola mi fa stare male. Quindi su tutte le cose, figuriamoci su alimenti per la zootecnia e per l'alimentazione dei canarini. Bisogna fare delle prove partendo da una base, da un piano alimentare semplice, andando a integrare poco alla volta, vedendo soprattutto la reazione dei canarini, perché ci sono canarini che starebbero bene anche sulla scagliola, canarini che invece hanno bisogno di più cose. Allora, cercare di trovare un equilibrio che faccia stare bene i canarini, al di là di quelli che sono i numeri, i grammi, proteine. Perché vedo percentuali di proteine? No, io sto a 18, sto a 19, sto a 20. A me non interessa il numero percentuale di proteine che metto nel pastoncino. A me interessa che quel pastoncino faccia crescere bene i canarini. Poi se sto a 13 proteine e si dice che i canarini devono stare a 18 per crescere, a 20 il pastoncino che si usa. E io sto a 13 ma crescono, ma a me che me ne frega. Perché tutto è relativo, perché poi nelle cose bisogna andare fino in fondo. Giulio, mi dici le dosi dell'Egalon per canarini? Una bustina, mi sembra una bustina per 1 litro d'acqua, una bustina per 2 litri d'acqua, se no ci sta papà, ci dà l'aiuto da casa, chiedo l'aiuto da casa. Papà, l'Egalon, una bustina per litro, una per litro o una per 2 litri, se puoi rispondere a Giulio. Elio Gnoatto, quest'anno ho incrementato dal punto. Ah, un incremento del punto nero. Ho cominciato le cove alla grande, dopo è cominciata questa piaga. Mi dispiace, Elio. Il punto nero è un problema. Se vai su angelocremone.com puoi leggere un articolo abbastanza dettagliato che ho scritto su cosa puoi fare siccome una cura non esiste. Chi ti dice che esiste quella cura? Ti vuole vendere qualcosa.
Quindi bisogna tenere duro e andare sulla selezione e sulla gestione dei canali. Luca, infatti Scaiola per me è un feed come integrazione. Puoi provare così e vedere come va, Luca. Secondo me è la scelta migliore. Dall'esame delle feci erano a posto. Elio, bisogna pure vedere cosa si cerca, nel senso che poi i problemi le possibili analisi che si possono fare sono tantissime e quindi si fanno quelle là che possono essere quelle di routine, quelle che si fanno di solito, ma poi i problemi possono stare anche da altre parti, non essere rilevati dalle analisi. Papà ha risposto una bustina di Legalon per litro d'acqua per almeno 15 giorni. Ok, grazie papà. Se si consuma meno di un litro, il resto può essere conservato in frigo. Ok, bene. Nuccio Bosco, se la canina sta covando, posso dare l'uovo sodo? Sì, glielo puoi dare, Nuccio. Anche se quando sta covando la canina non ha bisogno di tante cose perché brucia poco, quindi non esagerare con proteine, eccetera. Grazie Giulio, grazie papà da parte di Giulio. Ragazzi, 5 minuti stacchiamo perché sono le 10 meno 5. Quindi se avete qualche commento scrivetelo ora o tacete per sempre. Non è vero, potete scriverlo pure dopo, però scrivetelo adesso che ve lo leggo, ok? Giovanni, sì, l'anno scorso ho fatto esperimento come inizio dopo le 10, dalla 3 categoria mi sono fatto il mio chip, quest'anno sono agro. Molto lungo il tuo messaggio, Giovanni, qua cerchiamo messaggi più brevi, sto scherzando. Comunque vedo che c'hai tanta passione, Giovanni, poi vedo che pure tu fai delle dirette, mi fa piacere. Mi fa piacere le persone che hanno passione e vogliono fare le cose, perché mi fanno ricordare a me e a mio padre quando è iniziato. Mio padre quando è iniziato non c'era, quindi. Nuccio Bosco, cosa posso dare? Scagliolo, un po' di bastoncino secco, a una canina che sta covando. Puoi dare un po' di verdura, cetriolo. E poi sta a posto, non c'è bisogno di usare tante cose. Nuovi commenti da Francesco. La canapuccia è anche dosaggio per scaldare i maschi. Francesco, la canapa non la puoi dare, soprattutto pure con un po' alle femmine, non solo ai maschi, anche ai piccoli, però. Se ne vuoi dare un poco extra per i maschi, puoi mantenerti sulla linguetta, cioè quella esterna, piccola, puoi mettergliene anche una al giorno, una, diciamo, non pienissima, ma una metà, ce ne metti una metà per maschio, va bene. Luca Sipalla chiede Angelo Avena per i Luca, avena per i pulli sì, ma dopo i 5 giorni, perché abbiamo notato che l'avena può portare a occlusione intestinale, quindi nei canarini troppo piccoli potrebbe. Rumore? No, potrebbe portare a problemi. Quindi dopo i 5 giorni puoi darla, sicuramente. Anzi, l'avena è ottima per i carboidrati, le vitamine che contiene. E tutto quello che ci sta. 8 uova in cova sono tante, Nuccio, massimo 6, ma 6 già sono tante. Se hai una canarina con lo stesso timing, cioè con gli stessi tempi di cova, passane un paio di là. Ragazzi, io vi saluto. Spero di essere stato di compagnia come ogni venerdì sera. Vi do appuntamento a venerdì prossimo. Parliamo di, non lo so di che parliamo, ma vi faccio sapere la domanda: che cos'è
La dogana danese. Risposta: la dogana danese è un'installazione che viene messa fuori agli allevamenti, di solito avicoli, ma anche altri tipi di allevamenti, di solito di animali da reddito. È un'installazione che viene messa fuori dove vengono messi i panni che useranno le persone che entreranno nell'allevamento. Cioè, io prima di entrare nell'allevamento passo da questa dogana, metto i miei panni a posto, metto dei panni nuovi e delle scarpe pulite e entro in allevamento. Questa è la dogana danese. Ragazzi, io vi lascio una buona serata a tutti, un abbraccio, mi raccomando seguitemi e seguite il mio blog che non trovo mai, angelocremonio.com. Ok? Ciao ragazzi!